per il suo 10° anniversario dall'apertura, siamo stati a Jesi presso la concessionaria Harley Davidson Route 76. Ma prima di guardare il servizio, ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella. Punto di riferimento per gli harleyisti del centro Italia, Harley Davidson Route 76 festeggia i suoi primi 10 anni nel circuito ufficiale. Questa attività nasce grazie alla passione mia e del mio socio Stefano Frezzotti. Io mi occupo prevalentemente di quello che è l'assistenza, il post vendita, per cui riparazione, manutenzione, trasformazione. Sicuramente gli anni passati si facevano molte più trasformazioni molto radicali, poi nel tempo c'è stato poi un cambiamento e si è andati più sull'installazione dell'accessorio, però ultimamente si sta ritornando a fare certi tipi di lavori che si facevano negli anni passati. Da sempre attenta alle esigenze e al rapporto con i clienti, nel corso degli anni ha conquistato successi e ha raggiunto traguardi importanti. Sono uno dei due soci della concessionaria, mi occupo di tutte le vendite delle moto e oltre a questo faccio anche il direttore del chapter, Route 76 Chapter, prende il nome della concessionaria, l'evento che è da sempre il Run del Picchio. Il Picchio perché? Perché è l'emblema della Regione Marche, infatti abbiamo anche il patrocinio della Regione. Grazie al Run del Picchio vengono qui più di 1000 motociclisti, anche quest'anno speriamo di avere questa affluenza. Customizzazioni mild o radicali, servizi esclusivi come noleggio e moto sostitutiva e grande attenzione alle novità e alla tecnologia. L'ultima grande novità di Renzo sono le bike, le biciclette elettriche. Sono 3 modelli per uomo e per donna, si distinguono per il cambio automatico. Questa è la più costosa perché ha i 2 portapacchi, il contachilometri, un vano portaoggetti e la batteria maggiorata a 700 watt che si arriva fino a 500 km. Sapete cosa vi dico? Che io me ne torno a casa con questa. We'll be right back.